Ed eccoci qua con una nuova stagione di lotte online in VGC, un monometa da affrontare, gimmick di merda da scoprire e che schifo la vita. Ebbene sì, ho ricominciato a giocare a Pokémon e soprattutto a divertirmi con il VGC 16 e quindi ho dovuto registrare le certe stronzate che ho fatto e ringrazio Charm per avermi insomma registrato il replay. Il suo canale lo trovate in descrizione comunque. Dunque, per questa stagione di VGC non penso di commentarvi la lotta perché alla fin fine si può leggere tranquillamente ciò che succede. Più che altro mi limiterò a dire punti di forza del mio team, robe nuove, cosa è cambiato, cosa ho sbagliato ma proprio di grosso e ciò che mi è servito di più durante la lotta in particolare. Come voi ben saprete, e se non lo sapete dove cazzo avete vissuto in questi ultimi anni, basta anche l'ultimo in realtà, il meta è diventato monometa. Molto di più dell'anno scorso. Non è questo il momento per parlarne in maniera più approfondita, ma vi dico che online si trova al 50% solo questo team, ovvero Smeargle, Xerneas, Groudon, Talonflame e poi lì. Di solito può cambiare, c'è cioè un Cresselia piuttosto che altra roba. Questo team si chiama Big Six ed è quello che sta facendo più top in assoluto. E in poche parole, io sto giocando anti-meta. Il mio team, ora ne vedete 4. Quelli che vedete in parte sono Rayquaza, Dialga, Thundurus e Infernape. Dietro ci sarebbero Landorus T e Moltres, che in realtà sono due filler a caso perché non li ho quasi mai usati. E le poche volte che li ho usati, ho detto sì, forse è il caso di mettere qualcosa di serio perché altrimenti andiamo nella merda. Quindi questo team ha già la core, però è ancora da sistemare ma tantissimo. E con ogni probabilità, se dovessi andare al nazionale ma giusto per cazzeggiare e dovesse esserci anche voi, probabilmente mi troverete con questo team. Thundurus sicuramente saprete quello che fa perché ne abbiamo abusato nel meta precedente. Infernape è un altro supporto che fa da supporto al supporto, cioè lui fa fake out agli Smeargle o comunque fa vedere le mosse che c'hanno oppure li locca con Encore, fa altre robe, c'ha anche la Endeavor, quindi mi è utile per quello. Rayquaza serve per andare contro Groudon e Dialga contro Xerneas, punto, fine. Gli altri due li devo ancora decidere per davvero. Quindi penso che per i primi 2 o 3 episodi vedrete sempre questi quattro contro, spero, team diversi. Quindi io vi lascio alla visione del video e noi ci rivediamo al prossimo episodio.